supplementari. Questa è l'ora di tornare a parlare dopo nemmeno un'ora di Matti per il Calcio, legato sempre ovviamente alla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Lo facciamo nell'ambito di un'iniziativa fresca, la Rassegna Nazionale dei Centri e dei Dipartimenti di Salute Mentale, organizzata proprio dalla WISP nello scorso weekend in quel di Riccione, e lo facciamo innanzitutto con il presidente nazionale della WISP, Tiziano Pesce. Buonasera. Buonasera Giorgio, buonasera Gabriele, e un caro saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Buonasera Presidente. E con noi c'è anche Carlotta Cesarini, operatrice sportiva della squadra Pieve di Campo di Perugia, che ha partecipato per la prima volta a Matti per il Calcio, a questa iniziativa. Buonasera. Ciao Carlotta. Buonasera a tutti quanti. E grazie per l'invito. Come da Galateo non posso che partire da lei, ovviamente, perché sicuramente è una novità assoluta, e quindi possiamo chiedere come è andata. Dovremmo metterla alla fine. Noi tra poco daremo la linea a zona Cesarini, quindi vedi che ritorna tutto, ma lei non è stata alla fine, ma è stata all'inizio di questa nuova avventura nel weekend a Riccione. Come è andata? È andata molto bene, è stata un'esperienza prima di tutto interessante perché ha aperto spazi di idee nuovi anche, è stata piena e completa perché abbiamo condiviso lo spazio del campo, abbiamo condiviso lo spazio dell'albergo perché eravamo tutti quanti insieme nello stesso albergo, quindi ci siamo vissuti in più modi, in qualche maniera sempre giocando. Non è stato solo calcio, ma è stato anche la possibilità di socializzare, mettiamola così. Assolutamente sì, e questo è quello che poi dopo lo sport riesce a fare, a unire un po' in più ambiti anche, perché quando le persone si incontrano possono, oltre a conoscersi, scambiarsi anche proprio le proprie esperienze e portarle anche altrove, fuori dal campo. Si comincia da lì e si porta fuori. E come ha detto il presidente Tiziano Pesce nei giorni scorsi, no? Quando si corre dietro un pallone siamo un po' tutti matti per il calcio. Noi lo raccontavamo all'inizio della nostra trasmissione oggi con i collegamenti con i nostri inviati sui campi. Stasera ben tre sfide di Champions. Abbiamo calcolato che nelle ultime tre settimane non si è mai smesso di giocare a livello di Serie A, parlo squadre di Serie A in campo tutti i giorni, quindi se c'è un paese che è matto per il calcio, quello è sicuramente il nostro. Quindi la realtà della WISP con iniziative come questa, l'ennesima, siamo la numero 16, quindi innanzitutto i nostri applausi da Montalto di Castro fino appunto a Riccione quest'anno. C'è da dire che la verità è che i protagonisti sono sempre quelli che vanno in campo, lo sono stati anche stavolta, no Presidente? Assolutamente sì, intanto un ringraziamento sentito a voi, alla RAI, a Radio 1 Rai Sport, a Rai Sport che nei giorni scorsi ci ha dedicato un ampio servizio, perché è importantissimo comunicare queste esperienze. Ho l'occasione per salutare Carlotta, la simpaticissima squadra di Pieve di Campo di Perugia, che appunto, come avete detto, era la prima partecipazione alla rassegna nazionale, ma salutando Carlotta saluto tutti gli operatori sportivi, gli operatori sanitari, medici, infermieri, volontari che hanno reso possibile questa 16ª edizione, come sottolineavate, di Matti per il Calcio. Ormai Matti per il Calcio va verso la maggiore età, un progetto avviato nel 2008 con l'edizione Ricordo di Montalto di Castro, ma le esperienze, ecco, attraverso il calcio, per mettere insieme persone appunto per la socialità, contro ogni pregiudizio, contro ogni stigma all'interno della WISP sul nostro territorio nazionale, ecco, tutto questo, questa avventura la definirei così, sì. Parte dalla fine degli anni 80, come sempre il territorio al centro, partirono, ricordo, esperienze a Roma, a Torino, a Genova, a Milano, in Emilia Romagna, e poi si partì con questa esperienza più consolidata. Ma direi che le parole di Carlotta hanno sintetizzato bene proprio l'essenza di questa manifestazione: le persone al centro. Poi quando, come dire, si corre dietro un pallone, come dire, c'è anche l'aspetto competitivo, ma ovviamente poi finita la partita passa immediatamente, automaticamente all'ultimo posto. I sorrisi che ci regalano questi ragazzi speciali sono veramente, ripagano tanti sacrifici, di tante fatiche, e ovviamente ciò non sarebbe possibile appunto se non ci fosse il nostro settore di attività calcio, i nostri comitati territoriali e ovviamente delle collaborazioni.
sociali, con il mondo della cooperazione sociale. Come l'avete definito, ecco, un progetto che va avanti, permettetemi di dire, sì, anche un progetto che va avanti con al centro il calcio, lontano purtroppo, o meglio, lontano dalle storture, ecco, che purtroppo, come dire, riempiono anche l'attualità delle cronache di questi giorni. Il calcio, sì, è davvero in questo caso solo un gioco, ma il calcio è anche via, o meglio, si affianca anche alla terapia, perché ci sono anche delle evidenze ormai importanti scientifiche che sottolineano, ecco, quanto sia importante, accanto alle terapie, questo gioco del calcio come terapia psichiatrica aggiunta, ecco. C'è da ringraziare, voi avete ringraziato noi, tra l'altro c'è il nostro collega di Resport, Luca Cardinalini, a raccontare l'evento, ma siamo noi primi a ringraziarvi, come abbiamo fatto già quest'oggi parlando, come anticipavo, no, Presidente, all'inizio del collegamento con Santorullo, con Enrico Zanchini dell'iniziativa, personaggi ben noti a voi ovviamente per l'importanza che rivestono in chiave nazionale. Chissà che non abbiano dato un occhio magari, no, a chi è sceso in campo in questa tre giorni di riccione per qualche elemento per il futuro proprio della nazionale Crazy for Football. C'è da dire che l'aspetto principale di questa edizione, a mio modesto parere, è che Matti per il Calcio 2024 sarà dedicato a Franco Basaglia. Si parla del centenario della nascita di una figura chiave da questo punto di vista per tutto il nostro paese, non solo nel vostro ambito, ma direi per tutto il nostro paese. Lui si è sempre opposto, no, al concetto di normalità, un concetto, questo opporsi al concetto di normalità è un aspetto che evidenziava anche Santorullo un'ora fa ai nostri microfoni. E credo, Presidente, che insomma la rassegna dei centri di salute mentale di tutta Italia abbia come emblema massimo questa idea. E assolutamente, ovviamente non potevamo che fare una dedica speciale, ecco, di questa dodicesima edizione al professor Basaglia, proprio nel centenario della sua nascita. Noi abbiamo raccolto, ecco, un testimone importante, e abbiamo degli operatori che sin dall'inizio ci hanno accompagnato in questo, a partire da Viziati, ma ricordo su tutti il professor Giancarlo Vinci, anche il Romano, che nel 2010 raccolse il testimone di un altro grande psichiatra, il professor Luigi Drecca. E io ricordo anche un convegno organizzato da Vista Franco una decina di anni fa, proprio che si mise in evidenza il come, ecco, il nostro calcio, ovviamente il calcio di base, il calcio sociale funziona. E ti rispose: perché si vede che i pazienti stanno meglio, se vogliamo, ecco, una risposta molto, molto semplice. Però in questo l'essenza, ecco, di un rapporto stretto, di un rapporto fondamentale proprio fra l'individuo, fra la persona, il gruppo. E questa esperienza va avanti proprio perché c'è lo sport, ecco, in questo caso il calcio a fare da cemento, ma ovviamente colgo l'occasione per ricordare che ci sono tantissime altre discipline, sì, sportive che all'interno della WISP ovviamente vengono usate proprio per attività di questo tipo, per coinvolgere veramente tutte e tutti, nessuno escluso. L'esperienza, come dire, molto importante per il fianco del calcio è la pallavolo. Certo, è la pallavolo, gli sport di squadra che uniscono in campo nelle diversità. Il presidente della WISP, ovviamente Tiziano Pesce, evidenziava questi aspetti. Si è parlato in questi giorni chiaramente di sport, di socialità, di festa, ma anche di autoironia, che è un aspetto, questo, dei Matti per il Calcio e nello sport in generale, che vi contraddistingue da anni, ovviamente. Quindi io tornerei da Carlotta Cesarini, operatore sportivo della squadra Pieve di Campo di Perugia. Se non sbaglio siete arrivati noni su 11. Siamo arrivati noni, però sì, c'è da evidenziare intanto che non siete arrivati ultimi, e questo mi sembra già un bel risultato. Ma poi, dato che è una realtà questa che in qualche modo mette in evidenza gli ultimi, no, da alcuni punti di vista, per quello che è la nostra società, se gli ultimi saranno i primi vuol dire che voi siete arrivati terzi. Se ribaltiamo il concetto, possiamo tornare a parlare di festa. Se guardiamo un concetto di classifica, sicuramente sì, che diventa importante, perché poi alla fine si scende in campo con lo scopo di vincere, comunque, oltre a quello di divertirsi. In tutto quello che ho ascoltato fino adesso, credo di voler spezzare una lancia per la WISP, anche rispetto a quello che rappresenta Crazy for Football, che, sì, conosciamo tra l'altro come realtà nostra perugina molto bene, sì, perché uno dei nostri ragazzi
ha giocato a Roma e sì. ha alzato la coppa insieme all'altra parte della squadra. Quello che volevo dire è che con la WISP si parla di sport per tutti, che se è per gli ultimi ma è con tutti, perché è inclusivo. Sì. Perché è inclusivo perché in campo si scende, se vogliamo dare una definizione, operatori e utenti, ma chiunque voglia partecipare è veramente aperto a tutti. Sì. È una manifestazione giocata soltanto da chi proviene dai vari dipartimenti o soltanto da un'utenza, è giocata da tutti quanti e questo fa la differenza. Noi per esempio come realtà qui su Perugia puntiamo molto su quello e ci piacerebbe che tutto quanto lo sport si aprisse proprio a questa condivisione a 360 gradi. E se ci fosse una gradazione più ampia ancora di più perché sì, è la condivisione che fa la differenza, esatto, di tutti quanti, esatto, è la WISP, al di là del ruolo dell'operatore, al di là del ruolo dell'utente, al di là del ruolo in sé, certo, esiste nella squadra e deve esistere quella che è una gerarchia, ma anche in qualsiasi società è vero, ma quando poi dopo la devi praticare deve in qualche maniera fondersi e diventare fluida per far sì che sia tutta un'unica partecipazione in qualche maniera, e questo poi dopo chi la va a partecipare come utente lo sente, sì. La sente la differenza, sì. Perché c'è un momento in cui ti senti, cioè c'è il rischio di sentirti comunque in qualche modo ghettizzato, invece lo sport deve proprio a questo ruolo, è riuscito fino adesso a farlo, proprio di abbattere barriere abbattere e di ogni tipo. Esatto, in buona sostanza è il motto della WISP, quindi forse... lo ricordiamo attraverso le sue tantissime attività, è proprio lo sport di tutti e lo fa soprattutto proprio abbattendo i confini, lo ricordiamo le tantissime attività del WISP, basta andare sul sito ufficiale, sì. Per rendersene conto, e poi ricordiamo le tantissime vivicità che in tutta Italia si disputano iniziative appunto negli istituti penitenziari, minorili, insomma si cerca sempre di utilizzare lo sport come momento di aggregazione. Allora ancora applausi e buon lavoro Carlotta Cosaini, della squadra Pieve di Campo di Perugia, al presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce, grazie ancora e a presto. Grazie presidente. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Grazie altrettanto. Ciao.